heard many, many good things about this orchestra, and I'm happy to say that those impressions were corroborated, and I think it's a very fine orchestra, and I had a great time working with them this week. Tonight we're doing Mozart Piano Concerto number 9, followed by the Beethoven Pastoral Symphony. I think it's a beautiful program that works very well together. And this Mozart concerto, I mean, all of Mozart's, especially his piano concertos and his operas, I mean, it's just hard to understand how you could write things like this. And this Beethoven symphony, it's one of my favorite symphonies, I have to say. And it's like, it's a beautiful journey through nature, is what I think of it as. Always very, very happy to come to Italy, not only to work, but just to come here and experience the country. Yes, I love the audience in Italy because you could feel their enthusiasm and their love for music and especially opera. But it's true that in Italy the audience, it is mostly an older audience, so which I find is really a shame. Yes. So I'm very happy to hear that there's a big young, many young people coming today. L'esperienza è stata fantastica e io ringrazio il Padre Eterno che mi ha fatto suonare nelle migliori condizioni e non ero nervoso pur avendo una paura terribile. Mi è sembrato di essere stato abbastanza ispirato, che è la cosa più importante per un musicista, secondo me, per quello che suona e per quello che dà al pubblico, e anche allo stesso tempo anche pulito, cioè mi pare di non avere fatto errori ferroviari, ma nemmeno piccoli. L'orchestra ha suonato benissimo, ha risposto benissimo e quindi penso che sia stata, insomma, una serata, diciamo, memorabile per la città, perché ha avuto il piacere di avere una delle migliori orchestre al mondo che è stata in forma con un piccolo solista che ha fatto il suo dovere.